Salve a tutti e bentrovati a una nuova pillola di benessere. Oggi parliamo di un disturbo che è sempre più frequente in Italia, ossia parliamo dell'allergia al nickel, che è un disturbo che coinvolge il sistema immunitario, che causa una reazione a catena molto importante perché riconosce questo micronutriente come tossico e quindi si vanno a scatenare una serie di reazioni a livello del nostro organismo. In realtà i motivi per il quale sempre più persone diventano allergiche a questo elemento non sono tanto note. Sicuramente c'è una sorta di familiarità e soprattutto il sesso femminile è maggiormente più colpito rispetto agli uomini e soprattutto la quantità di esposizione a questo elemento, più si è esposti più c'è la possibilità che si diventi allergici, così come anche l'allergia ad altri elementi quali il cobalto e il palladio sicuramente può far sì che il soggetto possa essere predisposto, comunque possa contrarre anche questo tipo di allergia, che si può manifestare sia al primo contatto ma anche in seguito a numerose esposizioni. Quindi in realtà l'ideale sarebbe ridurre il più possibile il contatto con questo elemento, il che è molto difficile perché, come vedremo, in realtà il nickel si trova in tantissime applicazioni che bene o male si interfacciano con le attività quotidiane umane. In realtà è anche difficile bene o male fare una diagnosi certa all'inizio perché ci sono dei sintomi sia cutanei che extracutanei. In realtà il sintomo più evidente, quello conclamato, è quello che in realtà si chiama DAC, ossia dermatite allergica da contatto, ma in realtà sono numerosi gli altri sintomi. Vediamoli insieme: possiamo avere eruzione cutanea, prurito e vescicole, aree sfogliate, orticarie e gonfiore, ma possiamo avere anche delle cefalee, della rinite, l'asma, oppure dei dolori sistemici come la febbricola, dolore muscolare, dolore alle articolazioni e anche ovviamente alcuni sintomi che riguardano il gastroenterico, quindi nausea e vomito, bruciori di stomaco, dolori addominali e pancia gonfia. In realtà una volta che si è andata a fare il medico, una volta che il medico è andato a fare la diagnosi, è bene, oltre a magari utilizzare una terapia farmacologica per quelle che sono le lesioni cutanee, è bene andare a seguire quella che è la propria alimentazione, perché il nickel è un elemento quasi ubiquitario in tantissimi alimenti e quindi è bene, mai come in questo caso, seguire una dieta sana, equilibrata, ma che vada a ridurre il più possibile l'esposizione a questo elemento. E quindi è bene rivolgersi a degli esperti, esperti che forniranno delle tabelle dove diranno quali alimenti contengono più nickel e quali un po' meno. Vediamoli insieme. Consideriamo degli alimenti con un elevato contenuto di nickel le arachidi, l'avena, il cacao e i derivati, quindi anche il cioccolato, il concentrato di pomodori, le lenticchie, le mandorle, le noci e le nocciole. Poi abbiamo degli alimenti con un contenuto di nickel medio e quindi sono tutti gli alimenti conservati e cotti in recipienti di metallo: gli asparagi, i cavoli, i cavolfiore, i fagioli e i fagiolini, il pane, ma anche il pane integrale, il lievito in generale, il lievito in polvere, la margarina, le ostriche, le patate, i piselli, i pomodori, i spinaci e anche le prugne secche. Poi passiamo ad un gruppo di alimenti che invece ha una discreta quantità di nickel e quindi abbiamo le albicocche, la ragosta, i broccoli, cipolle, mais, pere e uva passa. A calare abbiamo anche alimenti che hanno un basso contenuto di nickel e sono l'avocado, le carote e la lattuga, i fichi, i funghi, il grano saraceno, la liquirizia, la platessa e le ringhe, il tè e il rabarbaro. Ed infine c'è un bel gruppo di alimenti che invece sono considerati alimenti permessi, in quanto hanno delle esigue quantità di nickel, oppure il nickel è quasi assente. Quindi abbiamo la birra, il caffè, tutti i tipi di carne, tutti i tipi di pesce esclusa la platessa e le aringhe, il pollame e le uova, latte e derivati, lo yogurt ovviamente primo di aromi, la frutta fresca escluse le pere, le albicocche e le prugne, la marmellata, la barbabietola rossa, i cetrioli, le melanzane, peperoni verdi e rossi, i cereali per la mattina, la farina 00, riso, le bevande frizzanti e il vino. Ovviamente l'idea qual è? Vista questa lista molto corposa di alimenti, l'idea è quella di rivolgersi ad un esperto in maniera tale che si possa stilare uno schema alimentare bilanciato senza delle carenze nutrizionali per far sì che comunque l'assunzione di questo elemento possa essere ridotta. Elemento il nickel, che in realtà è molto insidiosa la patologia che dà, in quanto il metallo oltre agli alimenti è presente in numerosi recipienti quali le stoviglie, ma è presente anche nella bigiotteria, nelle monete, nelle vernici, nei cosmetici, nelle pile e anche nell'acqua
nell'acqua e nella terra. Quindi in realtà il consiglio è quello di ridurre il più possibile l'esposizione a questo tipo di metallo. Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Io vi ricordo la nostra pagina Facebook e il canale YouTube dove trovate tutte le puntate sinora andate in onda e vi do appuntamento alla prossima pillola di benessere. Arrivederci!